Ricordo ancora la vita prima della guerra. Ricordo che eravamo diversi e vivevamo lassù, in superficie. Eravamo i padroni di tutto il mondo. Costruivamo enormi città di vetro e cemento. Attraversavamo gli oceani e solcavamo i cieli. Eravamo 7 miliardi e nessuno di noi era nato per vivere nelle gallerie. Io sono nato per respirare aria pura, me lo ricordo. L'ultima guerra ha eliminato quei 7 miliardi di persone. Solo 50.000 sono riuscite a sopravvivere sottoterra, visto che la superficie è contaminata, bruciata e piena di orribili mostri. Forse un giorno le radiazioni in superficie diminuiranno e i nostri nipoti o bisnipoti potranno tornare a vivere lì. Questo almeno è quello che pensano tutti i miei fratelli dell'Ordine. Praticamente non c'era rimasta nessuna speranza, però gli esseri umani non sono fatti per arrendersi. Ci siamo arrangiati con quello che c'era rimasto, collaborando per fare della metropolitana la nostra nuova casa. In fondo potrebbe essere l'ultimo posto sulla Terra in cui gli uomini possono ancora vivere. Per un po' abbiamo pensato di potercela fare. Ma purtroppo la guerra non ha cambiato le nostre pessime abitudini. Nella relativa sicurezza delle gallerie, la corruzione proliferava. E quando il pericolo proveniva dalla superficie, solo pochi di noi vi si opponevano. Ed eravamo sempre meno numerosi. Ma io ricordo di essere nato per una vita migliore e non posso accettare l'idea di invecchiare e morire sottoterra. Non mi importa se mi considerano un idiota. Ma se là fuori esiste ancora solo un barlume del vecchio mondo, io devo trovarlo. Tra lunghi anni di triste sopravvivenza e un singolo momento di speranza, io scelgo la speranza. Devo trovare quel segnale. Ed eccoci qua dopo un intro abbastanza lunghetta su Metro Exodus. Vedo che il narratore, tra virgolette, voce di Artyom ipotetica, è rimasta la stessa. Allora, per chi conosce Metro, per chi l'ha giocato, sa che Artyom ha sempre voluto cercare qualcosa. Ora, in questo episodio, in questo capitolo, Artyom è convinto di poter trovare anche qualche altri sopravvissuti. Quindi ha questa idea di salire in superficie alla ricerca di altri sopravvissuti per vedere se ci sono altri. Non sappiamo se ci sono ancora i tetri. Per chi sempre riconosce, perché ha giocato i capitoli passati, sa chi sono i tetri. Erano creature diciamo in parte buone. E siamo qui. Ok.
Lo zaino, Artyom, lo zaino. Lo zaino, ecco. Una scala è ghiacciata. Mamma mia, come si sente il contatore Geiger? Le radiazioni, come si sentono? Non so se la maschera è congelata o è rotta, ma penso che sia congelata. Mamma mia, siamo sotto. La madonna. Ah, abbiamo la bus. La bus l'ha montata sul parabraccio, però sono pronta sempre in direzione in cui andare. Ah, questa cosa nuova non c'era prima. Salve. Mamma mia, che legnoso, scusate. Allora, controllo wireless, sensibilità. Qui è al massimo, mamma mia. Scusate. Ah, va bene, dai, ora sì, dai. Direi che possiamo andare. Torcia. Ah. Possiamo controllare un po' in giro, salve. Qui non c'è niente. Mamma mia, si sente respirare se ci fate caso. Bomba. Donna, si sente già. Allora, tieni premuto L1, da come usa l'accendino sulla ragnatela. L'accendino sarebbe... Ah, ok. Oh, caspita lì. Ah, sempre il famoso... accendino proiettile. Posso andare di qua un attimo, tanto per controllare? È una curiosità, tanto per esplorare un pochettino. Una luce. Potremmo andare anche di qua. Dovremmo andare di qua, vediamo un po'. Cos'è? Un caricatore? Caricatore ampliato? Che cosa? Non lo so, grazie. Ah, ok. Non si possiamo, guarda cosa. Ah, abbiamo sempre il famoso tergicristallo, lo chiamiamo così, tergicristallo. Qui non c'è niente da controllare. Mettiamo sempre l'accendino. Non c'è niente qui. Mamma mia, Artyom, un ragno sul braccio, un ragno sul braccio! Mamma mia, che schifo! Si sente? Si sente ridere. Sparano. Oh mamma, sparano. Allora. Ma che c'è qualcosa qui posso controllare? No. Salvataggio. Ok. Qua. Oh mamma mia, la ragnatela prende fuoco, attenzione. Porca puttana. Ma sei brutto. Madonna, che è brutto. Ah, così ci abbassiamo. La madonna. Muori. Può correre Artyom? Sì. Mamma mia. E muori. Cominciamo male. Allora. Dobbiamo salire di qua. Ok. Che cazzo!
Posso prendere quest'arma? No. Niente. E andando qua spara. Beh, fin quando ci vuole un colpo va bene. Io vado, ciao. Oh cazzarola. Chiudi sta porta. Mamma mia che brutto. Nell'occhio. No, no, porca madonna. Direi. Piano. Ora è notte la stazione. Non preoccuparti. Ok, ok. Su, apri. Stanno aspettando. Forza. Oh, piano, piano, dondolo, piano, piano. Oh, mi fate barcollare troppo, piano. Ehi, Dio, un momento. Ora dove andiamo? Sinistra oltre la piazza. Ehi, Damir, credi che il colonnello sappia quello che ha fatto Artyom? Come faccio a saperlo? Chiediglielo di persona. Ci ha contattati via radio dall'anello. Dice che domani sarà qui. Ehi, voi, lasciatelo in pace. L'ho ucciso io con la mia fiora. Ah, e impari a cavarsela da solo. Sì, altrimenti no. Come può pensare di sopravvivere nella mente? È ora di svegliarsi. Tieni duro, Arthur. Con una bella dose di sangue spartano starai meglio. Sì, ma sangue così? Gruppo sanguigno? Niente, non ci fate caso, No, così. Sangue così, a caso. Buongiorno. Buonasera, non lo so. Salve. Artyom, sei sveglio? Tranquillo. Il dottore ha detto che starai bene. Vuoi farmi morire di crepacuore? E se la prossima volta non tornassi dalla superficie? Non c'è nessuno là fuori, Artyom. Nessuno da trovare o con cui parlare. Se ci fosse qualcuno, non credi che sarebbe qui? Ne abbiamo già parlato non so quante volte. Devi fartene una ragione. Ci siamo solo noi. Colonnello. Salve, Alex. Oh, Miller. Ecco. Stupido testardo. Quante volte dovremo affrontare la stessa conversazione? Per me puoi anche morire inseguendo il tuo sogno delirante. Ma non vedi quello che stai facendo a mia figlia, tua moglie? Papà, ti prego. L'ordine è a corto di uomini dopo la battaglia per il D6 e tu te ne vai. Qui c'è bisogno di te, ma tu pensi solo alla tua egoistica ossessione. Ora basta con queste stronzate. C'è solo la metro, nient'altro. E l'ordine è qui per difenderla. Se non noi, allora chi? A me sembri in forma. Preparati ad andare via. Poi discuteremo del tuo trasferimento alla polis. Vieni, dobbiamo parlare. Chiamo il dottore. Artyom, ti prego, promettimi che non succederà più. Ci vediamo dopo. Ehi, dottore? Artyom. Anche lei pelato? Siamo riusciti a salvarti per il rotto della cuffia, ma la gente continua a donarti sangue che potrebbe salvare molte altre vite e tu insisti a contaminarlo. Non pensi che sia ingiusto?
Come sempre, cercherò di essere chiaro. Non garantisco che la prossima volta potrò salvarti. Sei andato a Tosi, faccio gli affari suoi. Che mi dà medicine? Mattina, pomeriggio e sera? Posso andare? Arrivederci. Lavo le mani, salvataggio, ok. Un attimo, controllo un po' in giro. Questo è un documento. Nuovo appunto. Come... ah, Artyom Chornil, scusa, non lo so come si, lei, come si pronuncia, Chornil, non lo so. Nato il 31-3-2009, gruppo sanguigno AB IV? Cos'è? RH positivo. Ricoverato il... dai, è la terza volta. Ah, pure per il culo prendo. Diagnosi, recidiva di avvelenamento da radiazione, forma leggera, dose 1,5 Geiger, credo. Prognosi favorevole, trasfusione di sangue 0,5K, 3 settimane. Ioduro di potassio PO. Da riposo a letto, divieto di uscire in superficie per almeno un anno. Ma va fangulo. È un peccato che passino così tanto tempo. Che sti cose? È il loro lavoro, purtroppo. Vabbè, io direi per questo episodio qui, diciamo questa intro abbastanza lunga, possiamo terminare qui. Alla prossima. Ciao ciao.